Ciao a tutti e buongiorno. Ci risiamo con l'avvocato Simone Forte. Buongiorno a tutti. Carlo Carmine, siamo al webinar che avevamo promesso. Come sempre abbiamo la fortuna che ogni volta che siamo in diretta ci sono delle novità. Pensavamo effettivamente con il 30 aprile di aver terminato la prima fase della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Vedremo tra pochissimo invece che ci sono diverse novità che chiaramente possono essere molto utili, perché magari accennerei, Simone, velocissimamente che problemi ci sono stati a cavallo del 30 aprile. Sì, come spesso capita in Italia, quando viene dato un termine per poter fare degli adempimenti, per esempio per poter aderire alla rottamazione, spesso accade che si creano delle file interminabili fuori gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate di riscossione. Quindi chi voleva aderire alla rottamazione, al saldo e stralcio, non riesce a farlo. Quindi, a seguito delle proteste che avvengono da parte di tutti i contribuenti, lo Stato è costretto, il governo è costretto ogni volta a fare delle proroghe. Come voleva si dimostrare, anche questa volta è accaduto ciò. Ovviamente è una notizia positiva, perché chi non è riuscito fino ad oggi a poter avere uno sconto tramite l'agenzia, l'entrata in discussione tramite la rottamazione o il saldo e stralcio, da oggi molto probabilmente potrà farlo, come vi dirà Carmine tra poco. Sì, tra poco infatti faremo il quadro della situazione. A differenza degli altri webinar, dove chiaramente abbiamo dovuto dedicare la stragrande maggioranza del tempo ad analizzare quelle che erano le tematiche strettamente collegate alla rottamazione ter e al saldo e stralcio, oggi ci vogliamo ritagliare nella parte finale del webinar forse la parte più interessante, perché andremo ad analizzare proprio delle sentenze per far capire che quello che diciamo normalmente nei webinar e anche sugli altri video, che è possibile annullare i debiti con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, è possibile anche eliminare un'ipoteca, quindi stiamo parlando di cose che impattano davvero in maniera importante sulla vita di tutti i professionisti, imprenditori e le persone fisiche, è davvero possibile farlo. Infatti andremo a vedere proprio delle sentenze, nero su bianco. Anche perché, come insomma qualcosa che ci contraddistingue, ci piace essere molto pratici e concreti. Nel senso, ci piace parlare con le sentenze e non solo con il diritto. Assolutamente sì, perché la condivisione per noi è un aspetto molto importante, perché solo chi conosce può decidere poi come poter agire. Quindi noi speriamo che tramite questo trasferimento di conoscenza, quindi delle sentenze di quello che si può realmente fare, voi possiate prendere la decisione migliore per il vostro futuro, non solo il vostro ma anche della vostra famiglia. Quindi decidere se reagire contro quello che fa Equitalia, contro quello che vi notifica Equitalia ogni giorno, o magari decidere di aderire alla rottamazione o pagare con una rateizzazione. Insomma, vi dà la possibilità veramente di scegliere come meglio difendervi dalle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Voglio chiedere a Giovanni in regia se possiamo far vedere velocissimamente un attimo la mappa nella sua interezza, su più o meno come sarà l'intervento di oggi, che si allarga sempre di più. Sì, diventa sempre più grande, anche perché effettivamente siamo partiti con i primi webinar dove si parlava di rottamazione ter e stiamo parlando ormai di, sono passati 7-8 mesi. Ne è passata insomma di novità, ce ne sono state. Hanno prima cercato di includere quelli che non erano riusciti a pagare, certo, la rottamazione bis, poi chi non era riuscito, chi era riuscito parzialmente, chi poi alla fine non c'era riuscito proprio. Adesso si parla di riapertura dei termini, insomma diciamo che è abbastanza complesso. C'è stata molta confusione per me, come al solito, però fortunatamente oggi ci si vedono delle schiarite, quindi è anche più facile per noi, ecco, non dedicarci sempre a queste novità, ma da entrare nel concreto, a darvi veramente delle notizie, comunque degli input che vi faranno veramente capire cosa accade quando viene notificata una cartella esattoriale. Allora, quello che vi chiediamo come sempre e cerchiamo di condividere, perché comunque siamo qui dando delle informazioni che sono assolutamente gratuite, certo, ma che effettivamente possono cambiare la vita di tantissime persone. Perché comunque molto spesso non si sa quello che si può fare. Infatti, Simone, cosa che accade normalmente quando poi ci sono i rapporti con i clienti che purtroppo dicono che i loro professionisti si sono espressi in una maniera abbastanza forte. Sì, infatti diciamo che l'aspetto psicologico più importante dei clienti quando vengono da noi è che quello che noi diciamo non si può fare,
perché ci sono delle altre persone, altri professionisti, altri commercialisti, altri avvocati, che hanno detto che quello che noi diciamo non si può fare. E attenzione, perché molto spesso accade anche di fronte a delle sentenze, perché di fronte allo scetticismo noi facciamo vedere le sentenze, quindi quello che i giudici hanno deciso, che noi abbiamo proposto, i giudici hanno deciso. E anche, ripeto, di fronte a queste sentenze, i professionisti interrogati dai loro clienti dicono che non è vero. Quindi c'è poco da fare, insomma, bisogna fare in modo che soprattutto i contribuenti vengano a conoscenza di queste sentenze, che magari hanno più interesse dei professionisti a cambiare la loro vita e annullare i debiti da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Infatti, innanzitutto, noi parliamo sempre riportando quello che vedete qui nel libro, all'interno del quale abbiamo davvero portato tutte le sentenze di Cassazione, perché ci piace essere concreti, quindi non sono nostre idee ed opinioni. Nelle sentenze che vedremo più avanti nel webinar vedrete effettivamente il nome, in quel caso dell'avvocato Forte, che è riuscito ad eliminare un debito, è riuscito ad eliminare dei pignoramenti e delle ipoteche per dimostrare che quello che diciamo effettivamente è la verità. Ci tengo particolarmente, perché spesso accade, specialmente nei commenti, quando magari diffondiamo che vogliamo fare un webinar, dove dicono non è vero, non è possibile, è inutile che ascoltate queste persone, perché tanto basta andare all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni e vi danno tutte le informazioni. Sì, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni vi darà delle informazioni, ma per farvi pagare di più e più velocemente, perché ovviamente l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni fa parte dello Stato, quindi deve dare dei risultati, dei budget allo Stato, come può ovviamente raggiungerli, spremendo come dei limoni i contribuenti che vanno a chiedere informazioni. Quindi sicuramente andare da un professionista capace e che comunque ha esperienza in questo campo è la scelta migliore che possa fare chi vuole risolvere il proprio problema. Poi volevo dire, a proposito delle sentenze, una cosa molto importante, ovviamente sul libro di carne ci sono le sentenze della Cassazione, ma noi già oggi vi faremo vedere che è possibile avere dei risultati già prima della Cassazione, perché ci sono delle sentenze di primo e secondo grado che si devono adeguare a quello che dice la Cassazione e quindi già a risolvere in tempi brevi il problema, senza aspettare il terzo grado di giudizio. Allora, colgo un attimo il tuo spunto. Ovviamente nel libro abbiamo riportato le sentenze di Cassazione, non perché, come dice giustamente Simone, non ci siano quelle di primo e di secondo grado, ma semplicemente per far capire che se la Cassazione, e spesso e volentieri, adesso senza diventare troppo tecnici, a sezioni unite, quindi comunque mettendosi tutte le sezioni unite, esatto, tutti decidono nello stesso modo, è semplicemente per far capire che è veramente come se fosse legge. Quindi mettiamo le sentenze di Cassazione per essere veramente con i piedi per terra, perché sarebbe troppo facile, i tribunali in Italia sono tantissimi, e chiaramente potrebbe capitare che comunque anche un tribunale di primo grado si possa anche inventare, insomma, con un po' più di fantasia qualcosa. Noi non cavalchiamo quelle sentenze, perché chiaramente sappiamo che alla fine bisogna arrivare alla Cassazione, quindi è opportuno con estrema serietà rifarsi a quelle che sono le sentenze della Cassazione. Infatti mi viene da dire che farvi vedere le sentenze di primo grado ne potremmo far vedere a centinaia, ma quello che per noi conta è la Cassazione, perché lì, quando la Cassazione decide che, diciamo, quello che loro decidono è simile ad una legge. Quindi non vi dovete preoccupare, sono dei problemi tecnici un attimino. Sì, quindi dicevo che abbiamo risolto il problema, come vedete siamo molto molto veloci anche in questo. E quindi, insomma, dicevo che anche la Cassazione è quello che a noi interessa. Quindi le sentenze di primo grado fanno bene, danno morale, ma quello che poi risolve il problema è il terzo grado di giudizio. Allora, io direi che possiamo partire con una panoramica di quello che è la rottamazione ter, e andando ad individuare sia quelle che sono state già le modifiche previste all'interno del decreto crescita, perché lì è dove troviamo le differenze, e sia anche quello che invece è previsto come emendamento, facendo una piccola distinzione, perché chiaramente l'emendamento è qualcosa che deve essere ancora approvato. Diciamo che l'articolo invece che parleremo, che riguarda gli enti
locali e invece le regioni è già all'interno del decreto. Il decreto, quindi una volta che il decreto verrà approvato, questo è sicuro che ci sarà. L'emendamento, lo possiamo dire, sarà sicuro anche quello, ma formalmente ancora non fa parte del decreto. Infatti, diciamo che noi nel titolo abbiamo messo riapertura dei termini della rottamazione terra. Diciamo è un modo un po' forte, perché è alquanto, diciamo, non propriamente veritiero, perché comunque dobbiamo aspettare la conversione del decreto legge, quindi del decreto crescita, che permetterà di far diventare effettivamente legge la riapertura dei termini. Lo dico perché purtroppo ho sentito che ci sono persone che già sono andati allo sportello di Agenzia delle Entrate di Riscossione, perché su un articolo molto importante del Sole 24 Ore, parlando dell'emendamento, diciamo, tante persone hanno frainteso pensando che già si potesse andare. Diciamo che l'hanno dato già per certo, quindi si sono immediatamente fiondate all'Agenzia delle Entrate di Riscossione. Bisogna avere un attimo di pazienza, tanto i termini dureranno almeno un paio di mesi, quindi avrete tutto il tempo per poter poi decidere se farsi aderire e poi comunque fare la domanda. No, perché volevo dire che comunque la domanda della rottamazione o del saldo e stralcio può essere fatta anche online, quindi senza fare le lunghissime file che abbiamo visto negli ultimi giorni della rottamazione o del saldo e stralcio. Appunto, se qualcuno è capace di farlo, conosce qualcuno che è capace di farlo online, ma è molto molto facile, sicuramente insomma la via è più breve. Allora, partiamo innanzitutto col dire una cosa. Oggi affrontiamo il termine del 30 aprile passato per dire c'è stata la prima fase della rottamazione terra. Ricordiamoci che per chi ha aderito entro il 30 aprile dovrà aspettare il 30 giugno. Sì, entro il 30 giugno arriveranno i bollettini dove ci sono inserite le rate da pagare. Come abbiamo detto tante volte, se non dovesse arrivare i bollettini, mi raccomando, andate a vedere immediatamente cosa è successo all'Agenzia delle Entrate di Riscossione. Perché anche se non ricevete i bollettini, se al 31 luglio non pagherete la prima rata, decadrete dalla rottamazione, quindi perderete i benefici, diciamo, che l'Agenzia delle Entrate di Riscossione vi ha concesso, quindi lo sconto, e il debito tornerà originario e dovrete pagarlo in un'unica soluzione. Non sarà neanche più possibile rateizzarlo. Quindi le conseguenze del mancato pagamento della prima rata sono veramente devastanti per la vostra scelta, quindi se non ricevete i bollettini andate immediatamente all'Agenzia delle Entrate a chiedere informazioni. Allora, voglio dare due dati importanti. Il 30 aprile hanno aderito, o meglio hanno fatto richiesta di adesione alla rottamazione terra e al saldo e stralcio, 1.700.000 persone. Veramente tanti. Veramente tanti. Di cui diciamo che 1.400.000 per la rottamazione terra, più o meno 300.000 per il saldo e stralcio. Con questo che cosa vogliamo dire? Che sono tantissime le persone che si stanno approcciando chiaramente a queste definizioni agevolate. Vi chiedo la gentilezza di condividere questo video, di taggare dei vostri amici, perché voglio dare un dato per farvi capire. Posizioni debitorie con Equitalia, il numero mostro è qual è? Il numero di posizioni debitorie. Siamo sui 20 milioni di contribuenti che hanno cartelle esattoriali. Cioè 20 milioni di posizioni debitorie. Questo significa che condividendo questo video vi assicuro che il 90% delle persone che lo vedranno sono comunque interessate ad avere un problema con Equitalia. Possa essere piccolo, possa essere grande, vi assicuro che è facilissimo che tantissime persone possano trovare questo video interessante, perché comunque sono delle informazioni che permettono di aprire gli occhi, che permettono di conoscere. No, ma infatti volevo dire 1.700.000 domande, sono tantissime sicuramente, ma è meno del 10% dei contribuenti italiani che evidentemente o non conoscevano le norme sulla rottamazione, quindi questa possibilità, o magari non avevano possibilità di pagare, però secondo me in tanti non conoscono proprio queste norme, quindi voi taggando diciamo questo video darete la possibilità veramente a tante persone magari che non conoscono i benefici a cui possono accedere di poterlo finalmente fare con la riapertura. E la cosa importante è che per chi tagga e per chi condivide comunque invieremo la mappa che abbiamo fatto vedere precedentemente. È una mappa che permette di avere un quadro completo su quelli che sono i termini, su quelli che sono gli importi che bisogna pagare, le scadenze, e vi permetterà di parlare anche con il vostro professionista comunque in un altro modo. Sì, infatti è un vademecum veramente precisissimo che dà tutte le informazioni, che
che davvero anche professionisti che svolgono questa attività oggi non hanno. Quindi è la mappa più completa che voi troverete in giro su questi aspetti della rottamazione e del saldo e stralcio. Infatti, se la facciamo vedere un attimino, Giovanni, vi ripeto, per chi condivide o tagga un amico, riceverà alla fine del webinar questa mappa che vi permette di avere un quadro veramente completo. Quindi mi raccomando, fatelo, date la possibilità a qualcun altro di poter vedere questo video. Allora, stavamo dicendo che all'interno del decreto crescita sono previste delle riaperture dei termini. Sì. Andiamo immediatamente su quello, perché la prima fase è scaduta il 30 aprile, le persone hanno aderito, cosa è previsto nel decreto crescita, senza fare distinzioni fra emendamenti piuttosto sì, che sì, norma generale. Sì, abbiamo già detto, quindi confusione, che sono cose molto molto tecniche. Una cosa molto molto importante di quello che c'è nel decreto crescita è quindi non si tratta di una riapertura dei termini in realtà, ma un'estensione della rottamazione anche ai tributi degli enti locali, quindi tutti i tributi regionali e comunali, quindi stiamo parlando dell'ICI, della TARSU, quindi della tassa dell'immondizia, della tassa sulla casa, di tutte le contravvenzioni che sono state prese presso comuni che non riscuotono tramite Equitalia, quindi si tratta veramente di debiti importanti. Ripeto, questi tributi comunali e regionali entreranno a far parte della rottamazione, cioè sarà una facoltà di questi enti, quindi non un obbligo, quindi è possibile che bisognerà controllare se l'ente di cui bisogna pagare il tributo ha aderito alla rottamazione oppure no. Nel caso in cui ha aderito, appunto, ci sarà uno sconto di tutte le sanzioni, gli interessi, e si pagherà solo il capitale, quindi un aspetto molto molto importante da valutare. Quindi quando uscirà poi il decreto, quindi quando il decreto sarà effettivo, mi raccomando, andate a controllare se il comune, la regione dove voi abitate, dove risiedete, ha aderito alla rottamazione oppure no, perché in questo caso lo sconto potrebbe essere veramente importante. Allora, diciamo che le regioni e gli enti locali avranno 60 giorni di tempo dall'approvazione del decreto crescita per poter dare delle indicazioni ai contribuenti, con un solo limite, che non dovranno rispettare quelle che sono le scadenze della rottamazione ter, ma avranno un impegno, almeno per quello che è scritto oggi nel decreto crescita. Potrebbe esserci anche qualche modifica, oggi è così. Che i pagamenti dovrebbero avvenire, riprendiamo qua la data, entro il 30 settembre 2021, quindi possono decidere di farli pagare in 10 rate, in 20 rate, in 30 rate, ma la cosa importante è che tutti i pagamenti dovranno pervenire, come dicevo, entro il 30 settembre 2021, quindi avete, diciamo, se parte da settembre, avremo circa 2 anni e mezzo per poter pagare queste somme, quindi non è poco, è un'ottima chance, diciamo, per chi si trova a dover pagare questi tributi degli enti locali. Esatto, allora riprendendo un attimino la mappa, ok, possiamo tornare a noi e velocemente ricordiamo le differenze per chi poteva aderire sulla rottamazione terre e quindi magari potrà farlo entro il 31 luglio. Quindi siamo un po' obbligati a ripercorrere quelli che sono gli aspetti principali, perché chiaramente è altamente probabile che ci sia una riapertura. Quindi è opportuno dare, almeno a livello macro, quelle che sono le indicazioni principali, ricordandoci che fra un po' andremo a vedere invece le sentenze per capire come effettivamente si ottiene l'annullamento del debito di un'ipoteca o di un pignoramento, con sentenze alla mano, avendo anche uno spazio finale per le domande alle quali risponderemo e che ci sono già pervenute in questi giorni. Assolutamente, sono veramente tantissime domande, ovviamente non potremo rispondere a tutte, ma le più importanti, quelle che riguardano tutti, sicuramente avranno una risposta. Allora, le persone fisiche e le società, qui c'è una piccola differenza con il saldo e stralcio, dove invece possono aderire, e anche per il saldo e stralcio è molto probabile che ci sia una riapertura. Una riapertura dei termini sempre entro il 31 di luglio. Quindi i presupposti rimangono identici, quindi aziende, quindi società e persone fisiche possono aderire alla rottamazione ter, quindi la riapertura della rottamazione ter, solo le persone fisiche possono aderire al saldo e stralcio. Diciamo le differenze che maggiori qualche cosa riguardano? Riguardano i termini di pagamento, perché ovviamente chi ha aderito alla rottamazione ter entro il 30 aprile potrà
arriverà il pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2019. Invece chi aderirà successivamente, quindi nella riapertura dei termini della rottamazione o del saldo e stralcio, salterà questa prima rata di luglio, dovrà pagare la prima rata entro il 30 novembre 2019, ma ovviamente con una maggiorazione, cioè pagherà la tassa, il pagamento di luglio e di novembre in un'unica soluzione, quindi anziché pagare solo il 10% con la prima rata, pagherà il 20% del dovuto. Esatto, sempre in 5 anni, quindi l'unica cosa che cambia è che avrò due rate insieme, luglio e direttamente novembre insieme il 20%. Per il resto il piano sarà identico a quello già previsto per la rottamazione terra per le persone che hanno aderito entro il 30 di aprile. In sostanza, mentre chi ha aderito alla rottamazione terra o al saldo alla rottamazione terra avrà pagherà in 18 rate, chi aderirà alla rottamazione terra con la riapertura avrà 17 rate, cioè avrà una rata in meno con la prima rata, che quindi sarà il doppio. Esatto. Questo è abbastanza semplice. Ricordiamo che qualora ci dovesse essere, ed è molto probabile, la riapertura dei termini, diciamo che anche le persone che non hanno mai aderito a nessuna rottamazione potranno aderire, le persone che hanno aderito alla prima rottamazione ma hanno avuto problemi potranno aderire, le persone che hanno aderito alla rottamazione bis e che sono riusciti a pagare le prime rate entro dicembre potranno aderire, anche quelli che hanno aderito alla rottamazione bis ma non sono riusciti a pagare le rate e le prime rate entro dicembre del 2018 potranno comunque aderire. Nella mappa sono scritte le diverse modalità di pagamento e le tempistiche, perché purtroppo variano per chi ha aderito alla prima rottamazione, per chi ha aderito alla bis ed è riuscito a pagare entro il 7 dicembre, per chi invece ha aderito alla rottamazione bis ma non è riuscito a pagare. Inutile ripercorrerlo qui con la mappa, perché tanto per chi targa e per chi condivide automaticamente riceverà la mappa dove sono scritti tutti i termini. Volevo dare un piccolo consiglio alle persone che ci seguono, per le persone che non hanno ancora aderito alla rottamazione ter o al saldo e stralcio, lo faranno con la probabile riapertura. Attenzione, perché la prima rata, essendo il doppio di quelli che pagheranno a luglio, sarà molto cospicua. Quindi se decidete di aderire alla rottamazione, cominciate a conservare i soldi, perché poi quando arriverà il pagamento di questa rata sarà, ripeto, abbastanza cospicua, e magari avendo voi altre priorità avrete seguito le priorità della vostra famiglia, della vostra azienda, e vi troverete in difficoltà col pagamento della prima rata, che sarà, ripeto, il doppio. Quindi in questo caso, se non pagherete a novembre, decadete dalla rottamazione, da questi benefici, da questo sconto che concede. Quindi attenzione a non perdere d'occhio il fatto che dovete pagare due rate in una, e quindi dovete conservare i soldi. Una cosa importante, allora, sempre per essere chiari e molto pragmatici, perché altrimenti poi purtroppo anche quello che si dice a livello televisivo, grande successo della rottamazione ter, diciamo la verità, di questo 1.700.000 persone che hanno aderito, quanti hanno aderito solo ed esclusivamente per fermare le azioni esecutive? Tradotto, lo hanno fatto semplicemente per non subire in questo momento un attacco che chiaramente vorrebbe dire mettere in ginocchio magari un'attività imprenditoriale, e quindi pur sapendo che non riusciranno comunque a pagare le rate della rottamazione bis. Sì, infatti rottamazione terra. Diciamo che almeno dalle nostre statistiche, da quello che noi constatiamo con tutte le persone che vengono da noi, che ci contattano, molte delle persone che hanno aderito alla rottamazione l'hanno fatto come pianificazione fiscale, fondamentalmente. Si sono presi questi 5-6 mesi in cui, perché lo ricordo, chi aderisce alla rottamazione al saldo e stralcio ha la sospensione delle procedure esecutive in corso, che stanno arrivando, di quelle future, e anche delle cartelle esattoriali che non ha pagato. Quindi si sono presi 5-6 mesi di tempo per respirare un pochino, perché i soldi per pagare la rottamazione in realtà non ce l'hanno, e dice aspettiamo 6 mesi e vediamo poi che cosa succede. Quindi quelli che pagheranno, secondo me, saranno molti molti meno di quelli che hanno aderito. Infatti, in maniera molto pratica, ricordiamoci che c'è stata la rottamazione 1, c'è stata la rottamazione bis, e nella terra hanno dovuto prevedere 3 modalità per far aderire anche chi aveva aderito alla bis
o alla 1 e non era riuscito a pagare. Questo per dire cosa? Che ovviamente tantissimi lo hanno fatto per fermare quello che potrebbe essere un'aggressione, che potrebbe chiaramente mettere in grossa difficoltà l'attività imprenditoriale, ma diciamoci la verità, se tantissimi che hanno aderito alla BIS e tantissimi che hanno aderito alla prima rottamazione non sono riusciti a pagare, è molto probabile che tantissimi che hanno aderito alla terra non potranno pagare o non riusciranno a pagare. Ma perché dovete seguire fino in fondo questo webinar e perché dovete condividerlo? Perché tra un poco vedremo che anche se hai aderito alla rottamazione terra, è possibile, utilizzando quelle che sono le sentenze dei giudici di Cassazione, infatti lo ricordo, i giudici lo dicono, noi ti aiutiamo a farlo, noi non inventiamo nulla, facciamo solo in modo tale che quello che è già deciso un giudice venga rispettato e replicato anche al tuo caso. Questo è quello che facciamo. Spesso e volentieri è possibile raddoppiare, triplicare o davvero ottenere dei risultati incredibili. Voglio già anticipare qualcosa. Un esempio standard di rottamazione, insomma lo possiamo dire su quello che è capitato con la BIS, fatte 100.000 euro di cartella divisa fra 70.000 euro di imposte, 20.000 euro di sanzioni e 10.000 euro di interessi. Sì, sono situazioni che noi già abbiamo affrontato proprio perché esisteva già la rottamazione, la prima rottamazione, la rottamazione BIS, quindi abbiamo persone, clienti, contribuenti che sono venute da noi e nonostante la rottamazione hanno deciso di impugnare le cartelle esattoriali per vedere se riuscivano ad annullare il debito. Ebbene, noi siamo riusciti ad annullare anche totalmente il debito, quindi uno sconto che era mediamente del 30% si è trasformato in uno sconto del 90%, 100, anche 100%. Diamo un numero, Simone, facciamo il caso concreto, un numero. Qui si presenta un cliente, quindi un imprenditore, un piccolo imprenditore, perché purtroppo arrivare a questi numeri di debito è davvero facile. Sì, diciamo che parliamo di un debito di 100.000 euro che può sembrare enorme, ma credetemi, non solo gli imprenditori, ma anche tante persone fisiche arrivano facilmente a questi debiti. Ma è molto semplice perché, fatto il capitale, ogni volta che non viene pagato un accertamento, non vengono pagate delle tasse, queste si raddoppiano, in alcuni casi si triplicano, quindi si arriva molto facilmente a questa somma di 100.000. E ricordiamo una cosa, che stiamo parlando di imprenditori che hanno vissuto una crisi storica. Certo, infatti noi ci teniamo tantissimo a questa cosa, che non si tratta di persone, di evasori, come vengono spesso tacciati, no, dai mezzi di informazione, ma si tratta di persone che hanno attraversato una crisi e di fronte alla scelta se pagare i propri dipendenti o mandare avanti la propria famiglia hanno scelto ovviamente questo e hanno messo per il momento da parte le tasse, ma hanno tutta l'intenzione di pagare, ma attenzione se debito è dovuto, perché come vedrete dalle sentenze, molte cartelle, tantissime, molto più di quelle che voi potete immaginare, cartelle esattoriali che vi arrivano, hanno dei vizi che le rendono nulle, totalmente nulle, quindi il debito non dovuto, perché quando Equitalia, Agenzia delle Entrate e Riscossione, sbaglia, quindi causa dei vizi all'interno delle cartelle esattoriali, il debito non è più dovuto, quindi se voi fate un errore lo pagate, se fanno un errore loro lo pagano anche loro. Quindi attenzione, bisogna sempre verificare che le cartelle non posseggano dei vizi, non abbiano dei vizi intrinseci, perché se questo accade è possibile annullare la cartella e il debito sottostante. La cosa importante da dire, questo vale, Simone, solo esclusivamente per le persone che non hanno aderito o invece vale anche per le persone che eventualmente hanno aderito alla rottamazione del... Questa domanda è importantissima perché se facciamo un passo indietro ci siamo detti che la stragrande, ma non diciamo la stragrande maggioranza, ma tantissime persone hanno aderito alla rottamazione ter solo esclusivamente per fermare l'aggressione di agenzie di entrate e riscossione. Per queste persone che purtroppo sanno che comunque avranno difficoltà a pagare, ed anche le persone che invece vogliono comunque che pagare, pensano di poter pagare, e che magari anche vogliono pagare tutto il debito, è possibile fare delle verifiche prima del 31 luglio? Assolutamente sì. Questo è stato già stabilito dalla Cassazione, la presentazione della domanda di rottamazione, sia prima rottamazione, rottamazione bis, rottamazione ter, non impedisce al contribuente di verificare se le cartelle siano state notificate nel modo giusto. Quindi questa verifica può sempre essere fatta anche con la rottamazione, quindi paradossalmente si può procedere anche parallelamente, fare ricorso
e fare la domanda di rottamazione. Cioè la domanda di rottamazione non impedisce al contribuente di fare ricorso e accertare la legittimità della cartella esattoriale. Questa è una cosa molto importante, perché purtroppo questo è quello che spesso dicono i professionisti. Cioè l'errore più comune che commettono i professionisti, e poi convincerli è veramente molto molto difficile, perché dicono al contribuente: hai fatto la rottamazione, non puoi più fare ricorso. Non è così, lo ripeto, anche chi fa la rottamazione può procedere al ricorso, lo ha detto la Cassazione. Quindi se il professionista dice una cosa contraria, sta dicendo il falso, va bene? Allora, una cosa importante, Simone, noi siamo molto orgogliosi anche di quello che la stampa ci sta dedicando come attenzione. Assolutamente sì. Credo che questo sia importante anche per testimoniare il modo nostro di operare. Quindi comunque che lo facciamo, grazie a te ormai, insomma, da 16-17 anni, da quando hai iniziato ad affrontare questa tematica, sicuramente stiamo cercando di dare più informazioni possibili a quante più persone possibile, anche perché ovviamente, come potete immaginare, ne parlavamo prima, 22 milioni di posizioni debitorie. È chiaro che noi possiamo aiutare un numero di persone, ma non possiamo aiutare tutti. Certo. No, ma infatti volevo dire proprio questo, che c'è stato un salto di qualità, nel senso che qualche anno fa magari la stampa avrebbe avuto paura a pubblicizzarci, quindi a parlare di noi, perché sembrava una cosa impossibile. Oggi anche la stampa ha capito che effettivamente c'è un problema di queste notifiche delle cartelle, di questi vizi delle cartelle, che bisogna far conoscere alla gente. E quindi hanno deciso di darci spazio, proprio perché si sono resi conto che noi quello che facciamo non ce lo siamo inventati, ma sono i giudici, quindi è una cosa legale, è la legge che ci dà la possibilità di annullare queste cartelle. Infatti, come potete vedere, adesso vi abbiamo fatto vedere sulla rivista Economy, che si è occupata di noi, tra un poco vi faccio vedere anche chiaramente la rivista Class, la rivista Millionaire, c'è comunque anche Capital. Molto probabilmente, insomma, abbiamo girato anche un piccolo intervento per una importantissima televisione italiana, per un canale importante, ma lo lasciamo alla fine questa notizia. Questo per dire cosa? Che comunque è possibile in maniera seria e in maniera concreta, ok? Ritorniamo un attimo su di noi, Giovanni, gentilmente, è possibile in maniera seria, concreta, affrontare le tematiche di agenzia entrate e riscossione, la ex Equitalia. Va fatto in maniera seria, perché? Perché vanno analizzati i documenti nel modo corretto, va comunque affrontata la situazione del singolo imprenditore professionista, che chiaramente può essere la più diversa, perché abbiamo debiti che arrivano da eredità, abbiamo debiti che possono essere aziendali, abbiamo delle cartelle che possono essere state notificate via PEC, che possono non essere state notificate nel modo corretto, delle cartelle che possono essere vecchie, il cercare di mettere un'iscrizione ipotecaria non nel modo giusto, un pignoramento fatto non... Ormai siamo arrivati ad un ventaglio di situazioni che sono illegittime, quindi che l'Italia ha attuato non aderendo esattamente a quello che prescrive la legge, che adesso vedete anche dalle sentenze, ne sono veramente tante le situazioni che ci permettono di poter annullare le cartelle e anche le azioni esecutive che Equitalia fa in base alle cartelle. Quindi attenzione, perché adesso vedrete, insomma, che ce ne sono veramente tante di queste situazioni. Allora, io direi, Simone, che fatto la panoramica della rottamazione ter, abbiamo detto chi ha aderito entro il 30 di aprile, perfetto. Entro il 30 di giugno dovrebbe ricevere i bollettini, diciamo dovrebbe, non per mettere paura, ma anche per essere sinceri. Parliamo comunque di uno sforzo da parte dell'amministrazione pubblica, quindi qua diciamo anche che l'errore è dietro l'angolo, proprio per l'amore di lavoro che devono mettere in campo. Quindi ben venga la rottamazione ter, ben venga il saldo e stralcio, che sicuramente aiuta le persone in difficoltà. Dobbiamo accettare chiaramente l'errore che ci può essere da parte dell'Agenzia dell'Entrata, ovviamente non in cattiva fede, ma proprio perché l'amore di lavoro è tanta. Detto ciò, però, la responsabilità deve sempre ricadere su di noi, nel senso, facciamo le giuste verifiche. Assolutamente sì, è un pochino come le bollette telefoniche, no? O della luce. Anche se non vi arriva la bolletta, se non pagate vi staccano la luce. Lo stesso vale per la rottamazione. Se non vi arrivano questi bollettini, andate, perché comunque è responsabilità vostra quella di pagare entro i termini. Cosa molto importante, volevo chiudere sulla rottamazione, che oggi, ancora con l'apertura dei termini, una cosa che abbiamo già detto nei precedenti webinar, avete la possibilità di scegliere cosa fare. Quindi
fatevi fare una consulenza da chi ne capisce, perché potrebbe anche accadere che la cosa migliore, l'unica cosa che potete fare, è pagare la rottamazione. Ma credetemi che molto spesso non è così, perché quando venite da noi, dalla consulenza, emerge che lo sconto che potete avere è il doppio, il triplo o anche il totale delle cartelle esattoriali. Quindi venite da noi, perché con veramente una cifra modica, come poi potrete vedere, sceglierete la vostra la strada migliore per risolvere il problema con le cartelle esattoriali. Allora, vi ricordo comunque che in questo momento, questo grazie anche alla scelta fatta con l'editore, abbiamo deciso, se andate direttamente su Amazon o sul nostro sito cfclegal.it, la possibilità di scaricare gratuitamente questo libro. Cioè, abbiamo rinunciato davvero alla possibilità di vendere il libro, perché abbiamo capito che questo è un momento importante. Sì. Anche noi dobbiamo fare il nostro, ci siamo messi a disposizione, abbiamo messo tutta la nostra esperienza all'interno di questo libro, che in questo momento è scaricabile gratuitamente da Amazon. Sì. Quindi approfittatene, perché comunque vi permetterà di avere veramente tantissime, diciamo, sia idee che un quadro chiarissimo della situazione. Anche perché il libro è scritto veramente in maniera semplice, quindi non è un manuale universitario che soltanto chi ha fatto determinati studi può capire, è veramente scritto in maniera così semplice che anche un bambino capisce quello che stiamo dicendo. Quindi veramente vi può dare, chiarire le idee su tantissimi aspetti della riscossione da parte di Giovanni. Voglio chiedere, perché vorrei chiedere un attimo uno sforzo, se è possibile mettere un link dove le persone possono decidere di scaricare il libro gratuitamente, o invece, se vogliono, noi compriamo il libro da Amazon fisico, si pagano solo le spese di spedizione e vi arriva a casa. Cioè, davvero stiamo facendo uno sforzo enorme, perché purtroppo non possiamo aiutare tutte le persone che vorremmo, e abbiamo deciso davvero di dare una mano a quante più persone è possibile. Chiedo se è possibile, mi dicono che siamo riusciti a mettere il link alla velocità della luce, grazie Giovanni. Approfittatene, lo potete scaricare gratuitamente, oppure se lo volete lo abbiamo comprato noi per voi e bisogna pagare solo le spese di spedizione. Approfittatene. Un'altra cosa importante, se volete adesso fateci delle domande nei commenti, perché magari possiamo comunque cercare insieme alle altre domande di rispondere. Trovate il link per approfittare di scaricare il libro direttamente nei commenti. Perfetto. Allora, io direi, Simone, se vogliamo entrare un po' nel concreto e iniziare a parlare di sentenze. Okay. Innanzitutto direi una cosa. Le persone hanno fatto richiesta di adesione alla rottamazione terra. La cosa incredibile è che negli ultimi giorni c'erano stati due grandi problemi. I CAF non rilasciavano l'ISEE, purtroppo. Giusto, quindi per questo si parla di una proroga. Cosa ancora peggiore forse è che invece l'Agenzia di Entrate e Riscossione, questo non è stato per niente piacevole, non rilasciava più gli estratti di ruolo a chi andava a richiedere. Sì, negli ultimi 10 giorni, quindi dopo che un contribuente aveva fatto la fila per ore, si trovava davanti allo sportello e ahimè non rilasciavano più l'estratto di ruolo, quindi non era più possibile decidere se aderire alla rottamazione, al saldo e stralcio, o fare ricorso. Questo ha un po' paralizzato anche la nostra attività, diciamoci la verità, che adesso fortunatamente sta riprendendo. E non è stato piacevole per il contribuente, perché? Perché è vero che voglio aderire alla rottamazione terra, ma è anche vero che voglio sapere qual è la mia situazione. Iniziamo a fare un piccolo esempio. Capita spessissimo che le persone non sappiano della propria posizione debitoria. Magari vengono persone da noi che dicono: guardate, io so di avere ricevuto queste tre cartelle, questo avviso, questa intimazione di pagamento, dove è scritto che devo al fisco magari 85.000 euro. È un esempio, ok? Dopodiché noi andiamo, chiedo a Giovanni se è possibile far vedere l'estratto di ruolo, quindi l'allegato con l'estratto di ruolo. Magari noi la prima cosa che diciamo al contribuente è: vai all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni per fare appunto l'estratto di ruolo, perché attenzione, questa è la prima cosa da fare. Fortunatamente ci troviamo in una situazione dove la raccolta dei documenti è proprio banale, perché si tratta appunto di un estratto di ruolo. Però si parte da quello, perché lì ci sono tutte le notizie, o quasi tutte le notizie, quelle più importanti sicuramente, che ci servono per poter analizzare la vostra situazione e scegliere insieme a voi se proseguire con un ricorso oppure scegliere appunto di fare la rottamazione o il saldo e stralcio, se ne avete i presupposti. Allora,
cosa è un estratto di ruolo in 10 secondi, perché deve essere una cosa semplice da comprendere, semplice da richiedere e semplice da ottenere. Certo, molto velocemente, l'estratto di ruolo è un documento dove sono inseriti tutte le, diciamo, tutto quello che è stato fatto nei vostri confronti da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Quindi lì c'è tutte le notizie che servono a noi e che servono anche a voi per capire da dove deriva questo debito. Ecco, se scendiamo piano piano, Giovanni, visto che fortunatamente stai facendo vedere l'estratto di ruolo, ok? Quindi se possiamo, esatto, lì come vedete in giallo è scritto estratto di ruolo. Perfetto. Chiaramente, diciamolo subito, a seconda degli sportelli, dell'agenzia, dell'entrata, del discorso, questo documento cambia un pochino. Cambia un pochino. In Sicilia è totalmente diverso, in Umbria anche cambia un pochino, ma comunque diciamo che ricalca più o meno tutte le stesse voci che ha questo estratto. Che cosa accade con l'estratto di ruolo, che chiaramente non è una pagina, ma ogni pagina rappresenta una cartella? Una cartella è una pagina. Okay. Dobbiamo avere estratti di 10 pagine, perché sono 10 cartelle, abbiamo anche estratti di ruolo di 350 pagine, perché ci sono soggetti che ne hanno talmente tante che... E la cosa incredibile è che dall'estratto di ruolo a volte immediatamente ci si rende conto di due vizi davvero importanti. Il primo vizio è la prescrizione, quindi accendiamo un attimo sulla prescrizione per far capire cosa, che ho aderito alla rottamazione ter, devo pagare 100.000 euro, di cui 70.000 euro di imposte, 20.000 euro di sanzioni e 10.000 euro di interessi. Vado a fare l'estratto di ruolo, mi rendo conto che determinate cartelle sono state notificate, magari per un importo complessivo di 55.000 euro, ok, da oltre 5 anni. Che cosa significa questo? Sì, significa che una volta che noi, ecco, da quello che diceva Carmine, la rottamazione vi permette di avere in questo caso uno sconto del 30%, perché come diceva Carmine il 70% è capitale, mentre il 20 più il 10 sono interessi più sanzioni. Questo è un esempio, ovviamente è un esempio. Le sanzioni, gli interessi possono anche essere di più, come possono essere anche di meno. Quindi sto facendo un esempio che statisticamente è più o meno quello che corrispondeva nella rottamazione bis. Sì, diciamo più o meno alla realtà. Diciamo che lo sconto oscilla tra il 20 e il 35% massimo in queste situazioni. Quindi quel 30% è lo sconto che otterrete con la... Guardate qui, Giovanni, se possiamo far vedere, ottimo, questa pagina della rottamazione ter per l'estratto di ruolo. Ok, guardate quello evidenziato in giallo, spero che si possa vedere, magari se possiamo ancora ingrandire un poco, Giovanni, ti ringrazio. Allora, dove c'è 13.09.2002, vedete che è scritto notifica. Ecco, solo con questo dato, guardando l'estratto di ruolo, anche se ho aderito alla rottamazione ter, o se voglio aderire, o se comunque magari fa riferimento, ok, a delle cartelle che non sono mai venute a conoscenza, che cosa posso immaginare? Allora, questa cartella, essendo stata notificata nel 2002, è prescritta. È prescritta perché sono trascorsi più di 5 anni dalla data della notifica, che come abbiamo visto nel 2002, ad oggi. Questa è proprio super prescritta, che sono passati 17 anni. Ma anche una cartella che in quella voce, quindi data notifica, è del 2012, del 2013, oggi è stato 2019, quindi anche del 2014, fino a maggio 2014, 20 maggio 2014, è prescritta, perché sono trascorsi più di 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale. Prescritta che significa che quel debito è nullo, non è più dovuto, quindi immaginate che conseguenza devastante. Nel nostro esempio, Simone, diciamo che questa cartella era pari a 55.000 euro, quindi adesione alla rottamazione ter, 100.000 euro di debito, posso pagare solo 70.000 euro dell'imposta. Mi rendo conto che invece tutte queste cartelle come imposte corrispondono a 55.000 euro. Vuol dire che tramite un ricorso, che ovviamente deve essere sempre un giudice che deve dichiarare la prescrizione, posso vedere annullato 55.000 euro. Immediatamente il doppio dello sconto che avresti ottenuto con una rottamazione normale, perché come dicevamo, con la rottamazione mediamente c'è uno sconto del 25-30%,
con una cartella prescritta, in questo caso di 55.000 euro, sconto di 55.000 euro. Il che non significa che per la parte restante, come dicevi giustamente tu, possa decidere comunque di aderire alla rottamazione terra ed avere un ulteriore sconto. Perfetto, infatti può capitare che ci siano delle cartelle annullabili per protezione o per altri motivi e altre che non lo siano. In questo caso il nostro consiglio qual è? Fai ricorso su quelle che siamo sicuri che puoi annullare, le altre magari se hai la possibilità di pagarle rottamine, oppure se non hai la possibilità magari fai ricorso su tutto, quindi a seconda della situazione ne facciamo un vestito su misura ovviamente. È importante questo per farvi capire cosa? Che bisogna comunque avere un quadro chiaro. Non si può pensare di aderire alla rottamazione ter, specialmente se sei un professionista o un imprenditore, alla cieca. Questo non è ammissibile, perché stiamo parlando davvero di soldi importanti, soldi che possono servire alla tua azienda, che possono servire chiaramente per la possibilità di fare dei nuovi investimenti. Anche perché è bello oggi aderire alla rottamazione ter come l'hanno fatto tanti, semplicemente per fermare quelle che possono essere delle azioni esecutive. Ricordiamoci che poi mantenere gli impegni non è così semplice, soprattutto quando sono impegni quinquennali, e ricordiamoci che oltre a pagare il passato nel frattempo arriva anche il presente e il futuro, quindi diciamo che quello, le somme da pagare saranno veramente tante, quindi noi già purtroppo lo sappiamo che molti decadranno anche con l'intenzione, anche molti vorranno pagare, quindi con l'intenzione di pagare, ahimè, purtroppo non riusciranno ad arrivare fino alla fine, quindi si troveranno poi a dover scegliere anche lì se fare ricorso o magari sarà uscito qualche altro beneficio, non lo sappiamo. Una cosa importante, ci chiedevano se l'estratto di ruolo può essere recuperato online o solo fisicamente. Assolutamente può essere richiesto online, ma il consiglio è? Sì, andate direttamente allo sportello, anche se dovrete perdere un po' di tempo, perché per la nostra esperienza, che ne facciamo centinaia di questi estratti di ruolo, quando facciamo la domanda online ci vuole molto tempo, a volte anche 60 giorni, per cui 60 giorni in cui vi rispondono. Quindi se avete esigenza di risolvere subito il vostro problema, non aspettate, quindi non fate la domanda online perché ci vorrà del tempo, andate allo sportello e richiedete un estratto di ruolo, che attenzione, ve lo devono dare seduto a stante, immediatamente. Quindi andate allo sportello, la scelta sicuramente migliore. Allora, un'altra domanda che ci è stata fatta riguarda le casse professionali. Ok, allora diciamo che qui si apre un poco ancora di più. Una domanda molto complicata. Molto complicata, infatti adesso rispondiamo velocissimamente per dire fate attenzione, perché specialmente nel saldo e stralcio, oltre alla rottamazione, si sono aperti dei capitoli complicati. Nel senso, nel saldo e stralcio, ad esempio, è previsto che se tu giustamente puoi stralciare, ok, determinati contributi, perdi comunque parte della pensione. Perfetto, quindi soprattutto se avete versato già tantissimi anni di contributi e vi manca poco la pensione, il consiglio che vi do, proprio perché c'è tanta incertezza, verificate se è meglio annullare il debito o pagarlo, perché così vi avvicinerete più velocemente alla pensione. Quindi non esiste il bianco e il nero, esiste il verificare la propria posizione. E soprattutto non pensiate che questi consigli ve li possano dare allo sportello, perché se andate allo sportello, anche con una prescrizione di 20 anni, vi dicono che dovete pagare il debito. Ed è anche corretto, posso dire perché? Perché è un creditore. Certo. Il creditore ti chiede sempre di pagare. Quindi diciamo che fondamentalmente è opportuno fare una verifica pensando che noi facciamo i nostri interessi, dall'altro lato c'è un esattore che fa i propri interessi. Anche perché, sempre per essere piatti e per essere sinceri, ricordiamoci che chiaramente con le tasse paghiamo gli ospedali, paghiamo la polizia, sì. Quindi comunque non si può pensare dall'altro lato di avere persone che con molta tranquillità possono rinunciare al pagamento delle imposte. Anche perché, è vero, è proprio la legge che dice che la prescrizione deve essere dichiarata da un giudice, quindi anche se il debito è prescritto, finché il giudice non lo dichiara, quel debito è dovuto. Esatto, un altro aspetto importantissimo qual è, Simone, è che bisogna fare attenzione alla distinzione, Giovanni, se possiamo recuperare l'allegato sulla posizione debitoria, che è situazione debitoria che è l'allegato B, perché che cosa accade? Che spesso e volentieri si va a chiedere un documento e te ne danno un altro. Sì, diciamo che questa che adesso sta inquadrando Giovanni è la situazione diciamo complessiva, quindi in un foglio ci sono tutte le cartelle esattoriali. Attenzione, perché soprattutto per chi ha aderito alle vecchie rottamazioni, nella posizione complessiva non ci sono tutte le cartelle, ma a volte capita anche senza la rottamazione. Quindi il documento che vale
è l'estratto di ruolo analitico, quello che abbiamo fatto vedere nell'allegato A. Quindi la cosa migliore è chiederli entrambi, perché da quello poi si vede veramente qual è la situazione. Allora, un altro aspetto importante, Simone, quando guardiamo l'estratto di ruolo, quindi abbiamo visto innanzitutto il primo caso in cui è possibile eliminare un debito per prescrizione. Giovanni, se facciamo delle sentenze alla mano, la sentenza numero 7 e la sentenza numero 8, quindi facciamo vedere prima il discorso ovviamente della Cassazione, una delle più recenti, per far vedere che quello che diciamo chiaramente è direttamente la Cassazione. Immediatamente dopo facciamo vedere in maniera pratica e concreta una sentenza che abbiamo appena ottenuto veramente di questi giorni. Parliamo del 14 maggio, quindi il tempo di recuperarla e di farvela vedere. Questa è la sentenza, siamo riusciti a recuperare la sentenza di Cassazione? Ancora no. Però è importante perché già solo guardando l'estratto di ruolo è possibile fare dei ragionamenti. Perché chiaramente delle cartelle notificate oltre 5 anni in assenza di atti interruttivi sono prescritte. E questa è una cosa che potete vedere anche voi, diciamo ad occhio nudo, con i nostri consigli, con quello che vi abbiamo fatto vedere. Ovviamente poi ci sono tanti altri aspetti da valutare, quindi diciamo che quello è un campanello d'allarme. Se vedete delle cartelle che dove c'è scritto data di notifica hanno più di 5 anni, siate sicuri che già siete sulla buona strada per poter annullare quel debito. Quindi è già un campanello per dire fammi andare da un professionista specializzato in questa materia perché possiamo risolvere il problema. Esatto, ma scusatemi che, vabbè, se no possiamo passare già direttamente a questa, va benissimo, che è la Corte di Appello di Milano, 14 maggio del 2019, quindi veramente il tempo di recuperarla. Sì. Se la facciamo vedere velocissimamente dove c'è esattamente la sentenza, scendiamo piano piano, ok? Conclusioni per l'appellante, andiamo un po' più giù, se riusciamo in fondo, ok? Dove dice effettivamente che a questo punto viene annullata perché vengono considerate prescritte, ok, le cartelle. Facciamo dire la prima pagina, gentilmente, dove si vede il nome dell'avvocato, perché almeno diamo un senso di concretezza. Quindi dovrebbe essere sulla seconda pagina, piano piano, piano piano, piano piano, ok, vabbè, qui adesso non lo riprende velocemente, poco importa. Questo è il primo aspetto veramente importante, ok, sì. Quindi abbiamo parlato di prescrizione, ma la cosa incredibile è che a volte solo con l'estratto di ruolo risulta lampante magari un cambio di residenza. Giusto, è così. Diciamo che proprio uno degli aspetti che noi andiamo a valutare è che la cartella sia stata notificata nel luogo giusto, perché come diceva Carmine, cosa può succedere? Proprio perché negli anni tutti noi cambiamo vita, cambiamo città, andiamo da un'altra parte, che Equitalia, agenzia di entrate e riscossioni, continui a notificare delle cartelle esattoriali ad un indirizzo precedente, anche se questo è stato cambiato. In questo caso le cartelle come se non fossero state notificate, tanto è vero che il contribuente non ne può venire a conoscenza perché ormai non vive più lì, questo fa sì che le cartelle vengano annullate proprio perché non sono state notificate nel luogo giusto. Chiarisco, annullamento della cartella significa anche annullamento del debito sottostante, quindi significa che poi quel debito non è più dovuto. Allora, un altro aspetto molto molto importante, parliamo sempre della Cassazione, ok? Quindi prendiamo una Cassazione, la numero 4, Giovanni, gentilmente, dove si parla di un'ipoteca. Cioè, sì. Come impatta un'ipoteca dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni sulla vita e sullo stato d'animo delle persone? Numero 3, no, numero 4. Sì, numero 3, scusi. Allora, sì, questo per esempio è una sentenza importantissima, perché spesso che cosa succede? Voi ricevete le cartelle esattoriali, ma diciamoci la verità, molti di voi all'inizio le sottovalutano perché non hanno nessuna conseguenza immediata, perché vi arriva la cartella esattoriale, vi dicono che dovete pagarla entro 60 giorni, voi avete altre priorità o non avete la possibilità di pagarle, ve le dimenticate per un po' di tempo. Passano 5 mesi, passano 6 mesi, arriva l'ipoteca, quindi arriva prima il preavviso di iscrizione ipotecaria e poi l'ipoteca. Ipoteca che ovviamente nella vostra vita ha un impatto molto più devastante ed immediato della cartella esattoriale, perché da quel momento voi non siete più liberi di poter vendere la vostra casa, cioè la vostra casa è ipotecata, quindi prima cosa non potete più venderla. Se siete degli imprenditori, credetemi, nel giro di qualche giorno immediatamente vi chiama la banca e vi dice che se avete dei figli o comunque delle realizzazioni con la banca vi creano grosse difficoltà. Grosse difficoltà, tra cui rientrare subito con il debito,
non, sicuramente non avete più accesso al credito nel futuro perché vedono l'ipoteca. Ma anche perché è semplice, avevate una casa libera, avevate rilasciato una fideiussione, è chiaro che se arriva un'ipoteca, purtroppo quella fideiussione come garanzia guardando la casa non ha più valore. Quindi la banca, perdendo quella che è una garanzia personale legata ad un immobile, chiaramente ti richiede di ridurre la tua esposizione. Sì, sì, nel senso che le banche purtroppo anche loro fanno il loro lavoro, devono avere delle garanzie, se non le hanno più, ovviamente non vi concederanno più credito e quello che già avevate cercheranno di Abbiamo la sentenza di Cassazione al numero 3, se la facciamo vedere. Sempre, allora, è chiaro che vi facciamo vedere le sentenze più che altro per farvi vedere che quello che diciamo sono cose pratiche e concrete. La stampa, quelle riviste che vi abbiamo fatto vedere prima, non si permetterebbero di parlare di noi se non fossimo persone che veramente affondano la loro attività nella concretezza, nell'essere pragmatici e che comunque nell'esperienza di oltre 15-16 anni di lavoro. Facciamo vedere le sentenze perché sono cose pratiche e davanti a queste, mi ricollego a quello che dicevi tu all'inizio, Simone, un professionista deve solo stare in silenzio. Le sentenze, e lo ripetiamo, i giudici lo dicono, noi vi aiutiamo a farlo, sono scritte lì per noi per darci serenità, per fare il nostro lavoro e per ottenere dei risultati. Sì, diciamo che soprattutto appunto le sentenze di Cassazione sono quelle che tracciano la strada, cioè anche gli altri giudici, quando c'è una sentenza di Cassazione, devono adeguarsi e se il giudice di primo grado o di secondo grado non si adegua, perché magari ha delle idee diverse, comunque quella sentenza magari rigettata in primo grado, quando arriva in Cassazione, verrà sicuramente, avrà lo stesso esito di questa sentenza, perché sarà lo stesso soggetto che la sta giudicando. Quindi se già ha detto questa cosa sull'ipoteca, che è nulla quando per esempio ci sono dei vizi di notifica della stessa, o perché manca il preavviso, come in questo caso, quindi non era l'ipoteca era stata iscritta senza il preavviso di 30 giorni come previsto dalla legge. Basta solo questo vizio per annullare totalmente l'ipoteca, significa che la vostra casa diventa libera e potrete farne quello che volete, la banca non vi chiederà più il rientro o vi concederà ancora del credito, quindi pensate che cose positive che avvengono solo con un ricorso. Allora, una cosa importante, ripeto, condividete, per chi condivide riceverà la mappa, taggate qualcuno, riceverete la mappa. Vi dico già, prima di parlare di un'altra sentenza che è davvero incredibilmente importante, che abbiamo previsto, Giovanni, se puoi lanciare il link, perché abbiamo previsto, purtroppo ogni webinar dobbiamo ridurre la disponibilità di consulenze, davvero cercando di fare un'offerta per voi utile, però purtroppo noi siamo veramente sommersi di lavoro, dobbiamo ridurre la disponibilità di 10 consulenze con noi ad un prezzo ridotto, quindi non più a 297 euro più IVA, che se sei un imprenditore o un professionista per conoscere la tua situazione sono nulla, ma proprio perché ci teniamo a venirti incontro lanciamo comunque una disponibilità, scusateci, solo di 10 consulenze invece che a 297 a 197 euro più IVA. Vuol dire che molto probabilmente nella prossima ora già saranno andate a ruba. Scusateci, di più davvero non possiamo fare, per questo facciamo i webinar, per questo vogliamo dare informazioni a tutti, per questo abbiamo scritto un libro, per questo abbiamo deciso insieme all'editore di mettere un libro gratuitamente scaricabile, per questo l'abbiamo fatto per voi. La sentenza di cui voglio parlare, l'ultima, Simone, che davvero cambia perché tantissimi imprenditori ce ne parlano, la numero 4, Giovanni, se con calma la puoi recuperare, il pagamento parziale. Cosa significa? Non costituisce conoscenza del debito. Prima lo traduco, poi ti chiedo di dare una spiegazione. Arrivano tantissimi imprenditori e professionisti che dicono: il mio commercialista, il mio professionista, apro e chiudo parentesi, non abbiamo nulla contro i commercialisti, semplicemente fanno un altro lavoro. Quindi non è nulla contro il commercialista. Fanno un altro lavoro. Se questo lo capisci, ti rivolgi per il problema di Equitalia a chi svolge questo da più di 15 anni. Se andate sul nostro sito, credo che questo Giovanni abbia difficoltà a recuperarlo al volo, no, lo può fare, vedete immediatamente, ci teniamo a farlo vedere di quanti ricorsi abbiamo presentato dal 1 gennaio del 2019 e di quanti appuntamenti facciamo. Mi interessa anche a me perché ho perso il conto. Esperienza, questo significa esperienza, vuol dire vedere tantissimi casi, vuol dire avere una visione d'insieme davvero importante.
rivolgersi ad un professionista che fa due ricorsi, insomma, che riguardano Equitalia all'anno, e rivolgersi a un professionista che si occupa di fare almeno 300-350 ricorsi dal primo gennaio, forse è un pochettino diverso. No, ma poi diciamoci la verità, i professionisti, i commercialisti non vogliono avere responsabilità. Quindi noi invece questa responsabilità, proprio perché lo facciamo da tanti anni, la prendiamo, ce la teniamo e vogliamo divulgarla e informare le persone che vengono da noi. Quindi credetemi che il prezzo della consulenza è veramente bassissimo, perché avrete tutto il tempo necessario per avere il consiglio migliore per poter risolvere la vostra situazione. Allora, mentre aspettiamo Giovanni, che chiaramente ci aveva preparato un attimo la sentenza, anticipiamo la sentenza, che è forse la cosa più importante. Sì. Allora, cosa succede nella realtà? Che ormai, essendo trascorsi tanti anni da quando esiste l'agenzia di tratta e riscossione, tutti, o più o meno tutti, hanno almeno fatto una rateizzazione nella loro vita. Quindi hanno rateizzato il debito, ma poi cosa è successo? Hanno pagato qualche rata e non sono più riusciti a pagare la rateizzazione e ne sono decaduti. O ancora meglio, hanno rateizzato e, visto che le rateizzazioni possono durare anche 10 anni, stanno ancora rateizzando il debito, quindi stanno ancora pagando questa rateizzazione. Vengono da noi e dicono: ma io sto rateizzando, quindi sto pagando la rateizzazione, oppure in passato ho fatto una rateizzazione e non l'ho più pagata, non posso fare ricorso. O ancora meglio, la rateizzazione impedisce che la prescrizione possa costituirsi. Ebbene, questo non è vero, perché la Cassazione, ma noi ne facciamo vedere una, ma negli ultimi 2 anni la Cassazione si è pronunciata più di qualunque altra materia su questo aspetto. Facciamo vedere velocemente la Cassazione. Questa è solo l'ultima. Simone, perché siamo in chiusura, voglio salutare le persone, che è un orario davvero particolare. Perfetto. Lo facciamo dall'1 alle 2, perché vogliamo dare la possibilità alle persone, è vero, di sacrificare magari in questo momento la pausa pranzo, ma avere delle informazioni davvero importanti. Sentenza di Cassazione, anche questa recentissima, stiamo parlando comunque di febbraio del 2019, dove ribadisce quello che ha appena finito di dire: anche se hai iniziato a rateizzare, puoi comunque verificare se ci sono dei vizi per annullare i debiti. Voglio chiudere con l'immagine dei ricorsi che sono stati presentati, insomma, dal team legale nel 2019. Se facciamo vedere, sono ben 443, stiamo parlando, è un dato che si aggiorna ogni giorno, basta andare sul nostro sito. Se facciamo vedere anche l'esperienza degli appuntamenti, qui c'è il team, insomma, capitanato da te, delle persone che fanno gli appuntamenti legali, insomma, vedete il tipo di esperienza. Cosa voglio dirvi? E vi lasciamo, e scusateci se siamo andati, ci stiamo rubando quest'ultimo minuto. Fate chiarezza, affidatevi a persone specializzate, perché il problema è il vostro. Non mettete la vostra vita e le vostre aziende nelle mani di persone che non hanno esperienza, non hanno risultati e non hanno la praticità di tutti i giorni. Tu hai detto una cosa molto molto giusta, nel senso che il problema è il vostro, ma la cosa bella di venire da noi è che da quel momento il problema non sarà più vostro, ma sarà nostro, perché sarà nostro compito riuscire a facilitarvi la vita attraverso l'annullamento delle cartelle esattoriali. Quindi credetemi che delegare il problema a qualcun altro è un grosso, grosso passo avanti verso la tranquillità. Approfittate, se volete, del link che magari vi rimettiamo immediatamente alla fine come ultimo commento, per poter usufruire delle 10 consulenze invece che a 297, a 197, sono pochissime di più, davvero non possiamo fare, perché abbiamo una richiesta, ovviamente, di persone che vogliono usufruire dei nostri servizi importantissima. Vi aspettiamo, siamo davvero contenti di essere stati qui con voi e di avervi dato almeno sempre una panoramica e con le ultime novità con la riapertura dei termini. Probabilmente ci rivedremo, insomma, ad un webinar abbastanza vicino, perché non è, diciamo, è scontato che ci saranno delle evoluzioni. Grazie mille e ci vediamo al prossimo webinar. Arrivederci a tutti, mi raccomando.